Buonasera, tu come ti chiami? Pinocchio, vuoi salutare la dolce Sofia che è qui davanti a te? Ciao dolce Sofia, sono Pinocchio, il burattino più birichino e divertente del mondo. Hai visto Geppetto in giro per caso? Sto preparando una nuova avventura da raccontargli sul mio ultimo salvataggio in mare. Sofia, vuoi chiedere qualcosa a Pinocchio? Vieni qui, avvicinati, che lui ha l'orecchia di legno. Vai, chiedi. Qual è il tuo cognome? Il mio cognome è Lucignolo, ma puoi chiamarmi semplicemente Pinocchio. Sono un burattino senza bisogno di un cognome completo. Sono famoso e iconico così com'è. Ma dimmi di te, certo. Sofia, hai un soprannome speciale da condividere? Ce l'hai un soprannome? Sophie.
Ciao Sophie, un piacere conoscerti. Sono Pinocchio, il birichino burattino pronto per nuove avventure. Come ti trovi qui nel parco delle cascate dell'Eur? Che cosa ti piace fare di più in questa bellissima giornata? Oh! Senta Mangela, forse sono i più personaggi per i ragazzi. Potrebbe essere divertente. Potrebbe essere che ha delle pozioni magiche. Hai delle pozioni magiche lì dentro? Facciamo finta di sì. Sì? Ha tante pozioni magiche. Stai attento Pinocchio che poi fa allungare il naso al cattivo. Si fermava incantata con la mano. Arlecchino, vai a vedere come sta Colombina. Ha sicuramente bisogno del tuo aiuto. Come? Niente. Niente. Siete go. Dove state andando? Caro Pinocchio, carissimo bambino, sai dove sia? Allora, qui c'è il palco, lì il sipario, quello è il pubblico, il pubblico, penso che possa essere un teatro. Quasi, Pinocchio, quasi. Non è solamente un teatro, è il mio teatro, il teatro delle maldette. Caro Pinocchio, devo dire che non ho mai visto una marionetta come te. Ciao. Stasera passa a prendermi il carro che mi porterà là. Vuoi venire? A mezzanotte il carro arriva. Arriveremo per fasciate per non fare rumore. Lo tiravano 12 barili di zucchine. Avevano 10 zucchine invece di essere ferrate come tutte le altre bestie. Dovrete
Il burattino a te si accorse della smisurata bocca che non si vedeva e cercò di fuggire, nuotando il più velocemente possibile. Thank you.
Emersi dal mare dietro le sue spalle. Il burattino attento si accorse della smisurata bocca che lo inseguiva e cercò di fuggire, nuotando il più velocemente possibile. Disse Pinocchio quando ebbero finito di raccontarsi di loro protezioni. Figurati,